Ok ragazzi, ok, pronti a scendere, scendiamo, ok? Scaricate. Ale, abbiamo un po' di gioco? Zero? Zero, devo prenderlo? Meglio sì. Vai. Di compensazione. Verso la fine, però tranquillo. Io sì, anche un po' alla fine, all'inizio non andavo molto bene. Hai già deciso che non ti piace? No, è bello, divertente, però ci sono troppe cose io. Troppo troppe cose, aspetta di poter vedere le cose che poi non te le puoi vedere. È appunto. Quando andrò a provare a fare le foto sotto qua con questa roba. Allora? Comunque bellissimo. Bello. Però è normale, non è che si è più bravi o meno, che è consumato, sera, più, si è consumato di meno. All'inizio si impara la respirazione, tu respiravi un po' tanto, ok? Nel senso che avevi una respirazione superficiale frequente, eri un po' nervoso ovviamente, una novità, poi imparerai a controllarla, ok? Voi due, uno e uno due. Per ben due occasioni vi siete tolti, quando vi siete tolti l'erogatore di bocca avete trattenuto il respiro. Quando l'erogatore non è in bocca voglio vedere uscire un filo di bocca. Tutte e due, l'avete fatto anche con la maschera, quando vi siete tolti messi la maschera avete trattenuto il respiro, la prima volta, perché poi te l'ho detto, e avete trattenuto il respiro, lo sapevo che l'avreste fatto. No, è lì che mi preme vedere la cosa, è lì che è diversa. È anche lì che è l'abitudine. È l'abitudine, ma soltanto due bombole da sotto che vanno cambiate. Poi un'altra cosa. Quando vi svuotavate la maschera, questo l'avete fatto un po' tutti, lei di meno, e anche tu, invece voi sempre voi due apneisti. Chi è apneista? Eh? Chi? Tu. Io, guarda, sono uno che sta andando bene a letto. Vabbè, questa l'avevo capito. L'aria deve uscire da quando svuotate la maschera, dal naso, non dalla bocca. Vuoi discutere quello che dice l'istruttore? No. Come vi siete tolti la maschera, ispiravate l'erogatore, respiravate dal naso. Dai, hai un me. E sarebbe come se voi quando respirate sott'acqua avete la maschera, ogni ispirazione lo fate la maschera. Danni! Allora, ti sei rinfrescato? Abbastanza. A proposito, hai quella bottiglia che ho usato. Buono? Passala sempre nella bottiglia lì. Versa un po'. Io però c'è abbastanza freddo. Eh? Io caldo fuori. Ma non c'è lo sciroppo di mirtillo più vicino? Da lì è buono, te. Subito di qua in paio, l'acqua è molto calda. Mirtillo, di particolare. Quanto siamo stati sott'acqua? Un'ora? Un'oretta? Un'ora e un quarto. Siamo stati comunque un po' di un'ora. Sulla schiena, controllate ogni tanto, dove andate, non finire addosso a qualche compagno. Fideggiata, lenta. Lenta ma violenta. Tutto soggetto. Deve facilitare l'operazione, Silvia. Cioè, anche questi qua, puoi sganciare questo. Cioè, ci si dà sempre una mano. Poi la bombola, come si fa? Come ho sempre detto, si sdraia. Ok? Fusta in sicurezza. E poi se stai la cintura di piombi, la metti di lato, ti blocca la bomba che impedisce che rotoli. Ci mi dai la mano? Poi, appena possibile, bisogna che tu giri. Compagno. Mettila a stare. Attenzione agli erogatori, ragazzi. Oh.
buona notte.